Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera e buongiorno e benvenuti e benvenute amadeusiane e amadeusiani all'ascolto. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream e iscrivetevi ai nostri canali, Allora di Amadeus, Il Salotto della Morghi e Quelli che eroi. Oggi parleremo di 2024, di astri nel 2024, con un nostro amico che da 2 anni viene a raccontarci cosa succederà l'anno successivo. Marco Celada. Ciao Marco. Eccomi, Marco Celada è qui, vi parla da Milano. Da Milano. Senti. Da Milano è un appuntamento mai tradizionale che faccio con piacere. Eh sì. Per la tua trasmissione e per tutti coloro che ci ascoltano. Ed è anche così un'occasione di farci gli auguri, ma guardando il cielo, no? Guardando il cielo, sì. E quindi farci gli auguri perché si deve comunque ragionare in positivo e pensare positivo, però anche sfruttando quelle che sono le indicazioni che ci dà il destino ogni giorno. E con destino ogni giorno intendo dire la fotografia del cielo quando la facciamo. Perché c'è il simbolo planetario ci consente di leggere le energie. Spesso le energie sono buone e quindi le sfruttiamo. A volte le energie non sono favorevoli nella totalità degli argomenti della nostra vita, e quando non sono favorevoli, beh, io dico, se so che domani piove compro l'ombrello oggi. Eh sì. No, e quindi ci difendiamo così. In anticipo, cerchiamo di... Perché? Volevo farti una domanda. Io mi sono imbattuto nelle profezie di Nostradamus, sì. Il quale dice che il prossimo sarà un anno pessimo, con una presunta terza guerra mondiale che durerebbe 7 mesi, probabilmente fra Cina e Taiwan, con l'intervento degli Stati Uniti, e con dei terremoti gravissimi, uno all'altezza del 40° parallelo, cioè all'altezza di Campi Flegrei, per intenderci. Che dicono le stelle? Allora, le stelle dicono... No, l'informazione... Innanzitutto sarebbe interessante sapere quando quella grande mente che è stata Nostradamus diceva nel 2019-2020. Perché, vedi, quel periodo, e questo lo deduco dai dati, come sai sono un fisico, quando dico una cosa, non è, sì, ho le mie opinioni e sensazioni, ovviamente, però quando rispondo a queste domande e leggo dei dati, se i dati ci sono. I dati vuol dire soprattutto le posizioni dei pianeti che ci fanno leggere le energie, ma non è tanto il Plutone in acquario, Saturno nei pesci, Giove in toro, ma soprattutto la relazione dei pianeti tra di loro, cioè il fatto che uno sia vicino a quell'altro, sia opposto a quell'altro, sia trigono a quell'altro, eccetera. E questa combinazione di pianeti ci porta a parlare di quell'indice, quindi di quel valore che in genere è un valore annuale per comodità, che ci dà un po' il numero dell'anno. Cioè quando questo numero, che in pratica è dovuto ai pianeti che si avvicinano e si allontanano dalla Terra, quando questo numero va verso il basso o è basso, la situazione mondiale è difficile. Poi che sia dovuto a una situazione di guerra, una situazione di pandemia, una situazione di terremoti, palondato
generale critico. Quando questo valore è alto o si alza, la situazione per l'umanità è migliore. Questi numeri annuali, soprattutto nel periodo 2014-2021, sono stati sempre ogni anno in discesa, con il picco appunto nel 2020-2021. Quindi, e abbiamo vissuto addirittura un momento dove il mondo si è fermato. Pandemia, indipendente che sia nato per questo motivo, quell'altro causato, virus ingegnerizzato, ma a un certo punto c'era questo virus. Per cui questo è stato il periodo più critico del secolo. Quindi, siccome questo numero, seppur lentamente si sta alzando, cioè se era 450 nel 2020 e 460 nel 2021, 470 nel 2020, si sta alzando, è ancora sotto la soglia di quella giusta sufficienza che dovrebbe avere e che raggiungeremo più o meno nel breve alla fine del 2025, quindi alla fine 2025-2026 abbiamo un'energia nel mondo migliore, quindi è più facile avere belle cose, perlomeno periodicamente, perlomeno per un periodo. E quindi sai, da un lato ti dico, se ci è andata bene che siamo qui a raccontarcela, in quegli anni dove l'indice era basso, quindi 2018, 2019, 2020, 2021, beh, non può che andare meglio. Certamente abbiamo un mondo enorme di 8 miliardi di persone, e quindi da qualche parte una situazione difficile c'è. Sai, ti dico una cosa, un dato che ho raccolto, che penso che sia proprio attendibile, che prendiamo il Covid, perché se ne è parlato molto. Allora, con il Covid sembra che i morti di Covid siano stati sui 6 milioni, più o meno. Prendiamo negli ultimi 5 anni, nelle guerre nel mondo, perché adesso parliamo della guerra di Israele-Palestina o Russia-Ucraina. Ci sono 59 guerre. Ma ci sono, stavo dicendo, tante guerre nel mondo, sì, no? Sì. Di cui però alcune non ne parliamo neanche, molti non sanno neanche che ci sono. Forse non c'è business, ma vabbè, quale che sia il motivo. Comunque sembrerebbe un dato più o meno attendibile che si parla negli ultimi 5 anni di 20 milioni di morti per queste guerre sparse nel mondo. 20 milioni. I morti di cancro negli ultimi 5 anni sembra che siano sopra i 300.000. Voglio dire, è questo quello che preoccupa di più. Il fatto che ci sia sempre una condizione di criticità per quanto riguarda la salute nel mondo, critica. Però incomincio a dirti una cosa bella del 2024. Ecco. Cioè, nel 2024, dovuto all'ingresso, scusa, ho detto 300.000, 300 milioni di morti, 300 milioni di morti, 6 milioni Covid, 20 milioni guerre, 300 milioni per morti di cancro nel mondo. La bella notizia nel 2024, e la leggo astrologicamente con alcuni passaggi planetari, anche il fatto che Giove entra nel segno dei gemelli, quindi sia più facile divulgare e comunicare, soprattutto dell'ingresso di Plutone in Acquario, che ci entra, poi riesce per un attimo, ritorna in Capricorno, poi entrerà definitivamente in Acquario per un po' di anni. Il pianeta è un pianeta molto lento. Beh, questo porta sicuramente, ma ci sono già segnali adesso, a uno sviluppo notevole dal punto di vista tecnologico. Tecnologico vuol dire la tecnologia aumenta notevolmente. Parliamo già di intelligenza artificiale, una nuova intelligenza artificiale, quella seria, dove magari un intervento chirurgico lo faccio con meno probabilità di errore, non la traduzione. Ho capito, sì. In italiano, in inglese, con il con il sitarello di intelligenza artificiale. Per cui questo è il grande sviluppo che partirà dal 2024, che è già nato, dove
veramente andremo soprattutto nel campo medico a sviluppare delle tecnologie vincenti. Poi io dico sempre, per me gli ospedali poi alla fine sono sempre pieni, però comunque abbiamo la tecnologia per guarire da tante malattie, con un discorso di tante cose. Questa è una bella soddisfazione anche per me, che tante cose che si sono detti negli ultimi anni, che c'erano, che sono comunque avanzate negli anni, però difficilmente ascoltate, saranno molte più ascoltate e quindi più facilmente divulgate. Quello di guarire attraverso le frequenze. Cioè, riusciamo, siccome tutto è vibrazione, le nostre cellule vibrano e quando vibrano male c'è la malattia, diciamo così, quando vibrano bene c'è una cosa buona, fare in modo di tenerle ordinate con chi alimenta queste cellule, che sono altre frequenze esterne. Cioè, in pratica, andiamo ad agire sul software delle cellule. No? Il software delle cellule è fortemente migliorabile. Quindi, già ti ho detto questo, che il primo dato certo di sviluppo, che sarà forte nel 2024, cioè c'era nel 2023, ma nel 2024 faremo dei passi molto più avanzati e molto più visibili per quanto riguarda tutto un discorso tecnologico, soprattutto nel campo medico. Questo dovuto a quei due movimenti nuovi che ci sono nel cielo. Io mi sono preso qualche appunto sul cielo, perché ho qui davanti a me il cielo di gennaio del 2024 e il cielo del 31 dicembre del 2024, quindi vedo un po' come si muovono i pianeti nel corso dell'anno. E quello che, sì, i pianeti tutti si spostano, però quelli che si spostano in maniera di fare una differenza rispetto all'anno prima è il passaggio di Giove, che a metà anno dal Toro passa ai Gemelli, e l'ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario, che mentre Giove è più facile da leggere, un Plutone in Acquario, che Plutone fa un giro dello zodiaco ogni 249 anni, per cui non è che abbiamo molta esperienza su Plutone in Acquario, però Plutone in Acquario dovrebbe incentivare questo discorso, soprattutto tecnologico. Poi io sicuramente tu mi chiederai, vabbè, insomma, vabbè, quello in Toro, quello in Gemelli, ma insomma... No, non ti chiedo l'oroscopo segno per segno, no. No, quello, però ti posso... fammi dire solo questo, che... Sì. Allora, il segno per segno è un'indicazione, però non ha nessun senso, perché noi andiamo a vedere dove quella persona, io, te o i nostri amici, hanno il sole... Diciamo, tu sei dei Gemelli, su del Toro, tu sei del Cancro, perché hanno il sole in quel segno. Okay. E quindi noi andiamo a vedere i pianeti che si muovono rispetto a quel sole, però i pianeti sono 10, per cui capisci che è una previsione un pochino ridotta. Però siccome Giove, se vogliamo fare proprio l'oroscopo, no? Che è un sottoinsieme di un sottoinsieme dell'astrologia, però... se vogliamo dare qualche indicazione, il fatto che Giove, che è il pianeta che dà più fortuna, diciamo così, che entra nel segno dei Gemelli, quindi passa da fine Toro e inizia Gemelli, beh, le persone dei Gemelli e le persone a cui il Sole è in cui quel Giove fa il trigono, cioè quelli della Bilancia e quelli dell'Acquario, se dovessi fare una classifica li metto ai primi tre posti. Quindi Gemelli, Acquario e Bilancia. Però ripeto, una previsione astrologica si fa anche personalmente guardando il tema di nascita, l'orario di nascita, tutti i pianeti nel cielo, tutti i transiti durante l'anno e soprattutto il cielo del compleanno, che ricordo, ne abbiamo già parlato, che è fondamentale. Senti, cosa accadrà a livello internazionale? Questa è una bella domanda, perché c'è molta instabilità. Allora, innanzitutto, io non so dovuto a chi o meno, comunque io leggendo, cercando di interpretare i movimenti astrali anche visti da vari cieli, no? Quindi dalla Russia, dall'America, li vedo un po' ruotati, no? A vantaggio o svantaggio di quella nazione. Beh, c'è una situazione di instabilità, una situazione dove ci sono delle zone al mondo, no, di quel
cosa Nostradamus dice anche di giusto, da quello che hai detto, che c'è ancora ci sarà ancora una situazione di pretendere dei territori, cioè ancora delle lotte per dire no, questa parte è mia, questa, e quindi qualche guerra sicuramente di nuova ci sarà. Io vedo un po' critica la zona Argentina-Brasile. Come l'Argentina potrebbe essere visti gli ultimi sviluppi. Sì, infatti, potrebbe essere infatti quello che si legge un po'. Mettendo, diciamo, il satellite un pochino più vicino a noi, no? Beh, c'è una situazione sempre di instabilità, c'è una situazione sempre di contrasto, no? È come quando, spesso nelle interviste che non sono le tue, ma ci sono, si intervistano persone dove uno la pensano all'opposto, no? E poi non c'è mai una sintesi. Il problema è trovare una sintesi di una cosa, no? Vuol dire, c'è quello di destra e quello di sinistra. Alla fine, ok, però se c'è da costruire un ponte o un ospedale, trovate una sintesi. Questa sintesi è sempre abbastanza difficile. Però appunto conto che in queste posizioni, soprattutto alla fine del 2024, possano un po', soprattutto di Giove, possa innescare una maggior forza nel trovare diciamo una solidarietà, che comunque parleremo di solidarietà, ma per dire questo dobbiamo aspettare la fine del 2025. Comunque instabilità europea, io penso, guarda, non ho ancora analizzato i dati che posso avere a disposizione per fare una previsione sulle elezioni europee, che ricordo anche agli italiani, le elezioni europee sono quelle che determinano poi la vita in Italia. Esatto. No? Cioè il governo italiano dipende dal governo europeo, può contrastarlo finché vuole, ma poi a un certo punto c'è il governo europeo. Sì, il governo europeo, che è un certo tipo di governo, io penso che possa sopravvivere, ma sopravvivere con una situazione ancora più difficile di quella che c'è adesso. Probabilmente ci sarà, immagino, leggendo gli astri, dalle elezioni una certa instabilità, e per cui sarà magari difficile farlo il governo. Come dire, riusciranno a farlo prima o poi, ma è difficile. E quindi significa che non c'è una maggioranza, come siamo abituati noi a parlare, di stabilità o meno. Quindi la situazione è un po' difficile, forse anche dovuta al non voto. Al non voto, sì. Ricordo che, ad esempio, in Italia, nelle ultime votazioni... Le politiche hanno votato... Le politiche hanno votato il 70%, le politiche. Nelle ultime, cioè non nell'ultima, ma quella precedente ancora, c'era il risultato delle elezioni e non si riusciva a formare un governo. Sì. Nelle ultime si è riuscito a formare un governo, dico democraticamente eletto, come piace dire, però è un governo dove mi sembra che sia il 27% dell'elettore, cioè sia nato col 27% degli di elettori. Fatto sì, di fatto sì. Quindi non è che rappresenta gli elettori. Certo, se gli altri non votano è ovvio che, ma probabilmente se non votano vuol dire che non sono rappresentati. Comunque io vedo un'instabilità del genere anche in Europa, anche se la mia analisi, previsione ad oggi è quella di dire nascerà una nuova Europa con moltissima fatica. Perché subentreranno poi dei personaggi nuovi che riusciranno a prendere uno spazio e dare qualche idea nuova. Comunque, instabilità ancora nel 2024. Ma la bella notizia da questo punto di vista, che è dovuta, e la leggo, non è che la dico così, mia opinione. Comunque, quando alla fine del 2025 è lontano, perché c'è ancora tutto il 2024 e quasi tutto il 2025, quando Saturno sarà congiunto a Nettuno e formerà un sestile, cioè 60 gradi da un lato con Plutone e dall'altra parte con Urano, penso che ci possa essere le condizioni astrali per un nuovo mondo molto più unito, più forte, più solidale, più costruttivo. Senti, questo è una buona notizia. Il problema climatico è evidenziato dagli astri? Sì, certo, è evidenziato. Allora, sia problema climatico che problema dovuto, come lo posso dire, in termini molto più legati al cibo, all'alimentazione, no?
Questo poi è nato soprattutto con Giove in Toro, Toro secondo segno, Ariete Toro, legato qui alla gola, legato all'alimentazione, eccetera. E sì, questi discorsi continuano ad andare avanti, ripeto, dalla metà, cioè quell'ingresso di Giove dal Toro in Gemelli, quello che Giove ha costruito in Toro, alimentazione e anche clima, sarà più facile divulgare, sarà più facile trovare la soluzione. Dico, abbiamo parlato, c'è questa soluzione, questa, però adesso cosa facciamo? Quindi sarà più facile dalla fine però del 2024. Quindi sono temi che andranno avanti molto bene, però per buona parte del 2024 restano ancora parole. Fatti, diciamo, e questa è una buona notizia, cominceranno a essere a partire dalla fine del 2024. Cioè, in sostanza, io l'ho già detto adesso due o tre volte, io vedo un 2024 che comincia a essere piacevole, bello, verso la fine. È ancora un po' in salita, almeno sicuramente per la prima metà. Però si cominciano a fare delle cose. Come vedo nel 2024, guardando anche un po' i temi delle varie nazioni, eccetera, eccetera, il fatto che si possa parlare di più e quindi fare qualcosa di più o ascoltare di più i discorsi legati alla differenza delle persone. Ti avrei chiesto questo, Vedi che, avrei chiesto questo. Quindi sia a livello di trovare delle soluzioni per fare stare tutti un po' meglio, ma anche dalle persone che sono diverse tra di loro, insomma, parlo dei gay, parlo della, e quindi dare più spazio a loro. Questa ci sarà però una lotta ancora da fare, dura ancora da fare per ottenere qualcosa di significativo che penso nella prima fase dell'anno porterà un po' anche nel mondo, non solo in Italia, qualche scontro un po' forte, ecco. E quindi questo è un punto di attenzione critico. Come vedo delle criticità che riguardano il discorso ancora climatico, nel senso che si svitoleranno delle cose, però poi virus di qua o problemino di là, bisogna sempre fare molta attenzione, come attenzione a livello di infrastrutture. Noi abbiamo un paese vecchio, quello che si sta facendo è tamponare le cose, però capisce che lì ci vogliono un sacco di quattrini per rimodernare da questo punto di vista il paese. Comunque il discorso della lotta per il sociale, della lotta della diversità, del discorso delle infrastrutture, per quanto l'Italia è un problema, il tutto condito da un'instabilità politica non tanto italiana ma europea, però quello che vedo comunque una situazione che c'è, difficile, ma con il fatto che si va verso una soluzione. Questa soluzione è però verso la fine del 2024. Nel frattempo però avanziamo in maniera notevole per arrivare poi alla fine del 2025 con un esploso, cioè se l'uomo riuscirà a gestire queste belle energie avremo veramente un mondo un po' diverso. Fine del 2025, costruito con il 2024. Questo è il punto essenziale, ma nel frattempo galoppiamo alla grande, non solo in Italia, ma nel mondo, dal punto di vista della tecnologia, l'intelligenza artificiale, che adesso la chiamiamo così come chiamavamo internet qualche anno fa, o elettronica qualche anno fa, grazie anche alla quantistica, alla fisica quantistica, che consente in pratica di ragionare molto più veloci. Adesso noi ragioniamo a livello, diciamo, parola informatica 0101 velocemente, no? Nel bit. Adesso incominciamo a ragionare con il qubit,
Il qubit vuol dire tante variazioni di quel bit, quindi quando passa dallo 0 all'1 c'è un passaggio intermedio che lo perdiamo. L'intelligenza artificiale ci fa ragionare anche con i passaggi di stato intermedio e quindi avere molto più vantaggio. Quindi a livello tecnologico avanzeremo con passi decisi. Penso che l'applicazione più forte dell'intelligenza artificiale che cominceremo a notare dalla metà del 2024 sia soprattutto nel campo medico. Anche con guarigioni di cose che oggi non si guadiscono. Notevole questo, guarda, questa è una cosa veramente notevole. Anche a seguito del Covid penso che siano stati fatti degli investimenti dove ha accelerato la tecnologia, ha accelerato il sapere. Certamente c'è, cioè, quello che vedo, intelligenza artificiale non può essere quella, parlo di intelligenza artificiale seria, non può essere che un vantaggio. Certamente quello che consiglio alle aziende, alle strutture o meno, investire in formazione, perché l'intelligenza artificiale toglie posti di lavoro, cioè non servono più determinate cose, o meno quella competenza non serve più fatta in quel modo, se ho una tecnologia superiore, no? E quindi devo formare quelle persone. Chi riesce a investire adesso ha dei forti vantaggi, cioè dobbiamo far nascere quelle nuove figure, perché se no abbiamo una tecnologia molto più avanti della capacità dell'uomo di usarlo. E rischiamo di essere sopraffatti. Un problema. Rischiamo di essere sopraffatti. Bene. Se io dovessi da domani un'automobile che però mi richiede una competenza che io non ho più. E quindi devo crescere prima. Sì. D'altra parte la tecnologia non aspetta. Mentre su altri fondi, in politica, in amministrativa, vabbè, aspettiamo i tempi e vabbè, perdiamo del tempo. Vabbè, è quello che è. La tecnologia avanza comunque. Bene. Quindi bene. Questa è la bella notizia. Bene. Marco Celada, ti ringraziamo, sei stato squisito come ogni anno. Noi ci auguriamo quindi innanzitutto il nostro appuntamento è il nostro appuntamento. Il nostro appuntamento. Qualcun altro durante l'anno, però sicuramente a fine anno, quindi ci auguriamo che queste, di quello che c'è di buono in queste notizie, perché abbiamo detto anche qualcosa di buono, possiamo dire ok, è successo. Sì. Ok? Benissimo. Quindi tantissimi auguri a tutti e che gli astri siano sempre dalla vostra parte. A volte le dobbiamo gestire, A volte c'è qualche salita da fare, però, insomma, sapendo che è salita, ci prepariamo. Bene. Ti ringraziamo, alla prossima occasione. Sigla. Alla prossima. Buon anno a tutti. Buon Natale, buon anno a tutti. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.